Il registro mesoteliomi della regione Emilia-Romagna riporta che tra le patologie d'amianto il mesotelioma maligno, che ha un'incubazione di circa 40 anni e comporta una sopravvivenza di pochi mesi dalla sua diagnosi, è classificato come tumore raro, seppure con un aumento dell'incidenza totale. Su 2.752 casi accertati fra il 1996 e il 2018 in cittadini residenti in Emilia-Romagna, il tasso di incidenza standardizzato più alto per gli uomini è a Reggio Emilia, mentre per le donne il picco è a Piacenza. In totale, quasi l'87% degli uomini malati nella nostra regione risulta essere stato direttamente esposto all'amianto in passato, mentre per le donne il dato è del 58,4%, e quasi il 70% di loro si è ammalato per esposizione professionale. Il rischio amianto nell'edilizia oggi, a che punto siamo? Ma intanto l'edilizia è uno dei settori, diciamo, più coinvolti dal rischio amianto oggi. Gran parte delle esposizioni professionali sono avvenute fino all'inizio degli anni 90, quindi fino alla legge che metteva al bando l'amianto come prodotto. Oggi però molti edifici, molti stabili contengono amianto in varie forme, canne fumarie, grondaie, tettoie o altri pavimenti, eccetera. E quindi il lavoratore edile è quello che oggi rischia di più di essere esposto ancora all'amianto nonostante la messa al bando, perché appunto nella realtà concreta lavora spesso a sua insaputa in edifici che contengono l'amianto. La formazione è un fattore decisivo perché intanto mette sull'avviso il lavoratore che sa di questo rischio, sa dove può trovare l'amianto e quindi in qualche modo è predisposto a capire e comprendere quali sono i rischi nell'attività lavorativa. Purtroppo nel settore dell'edilizia non tutti i lavoratori escono dalle scuole edili, non tutti i lavoratori sono stati formati adeguatamente, ci sono delle zone grigie dove i lavoratori non sanno assolutamente con cosa hanno a che fare. Nel nuovo piano amianto sono state introdotte anche delle norme che prevedono che quando si apre un cantiere ci sia una comunicazione preventiva alla regione e in questo caso il rischio amianto deve essere denunciato preventivamente. Ovviamente, appunto, questo può darsi che non sempre avvenga e quindi il rischio continua a essere concreto. Risulta particolarmente importante l'esposizione a cancerogeni nell'ambito edile a partire dall'amianto, ma ne esistono tanti altri: silicati, esposizione a diesel, trichloretilene, benzene. Noi ne abbiamo individuati 10 particolarmente rilevanti. Su questi 10 cancerogeni faremo 20 seminari su tutto il territorio regionale fino al 2020 per poter informare e formare su questo aspetto tutti appunto quelli che sono gli interessati da questo tema, in modo tale da poter poi prevenire tanti tumori sul nostro territorio regionale. Purtroppo il picco dei casi attesi da amianto, di tumori dovuti all'amianto, avverrà solo nei prossimi anni, si aspetta entro il 2025, in particolare qui in Italia. Visto che l'amianto in Italia non è scomparso dopo il 92, anno nel quale è stato bandito, ma purtroppo si trova anche nelle tubature, in tanti soffitti, dove i lavoratori tutti i giorni si ritrovano a lavorare o averne contatto, è importante che ne conoscano i pericoli che purtroppo sappiamo essere sempre di più. Eravamo partiti dal mesotelioma pleurico, un tumore del polmone, e adesso si è allargato lo spettro dei tumori associati all'amianto anche ad altri tipi di tumore, ad esempio la laringe, faringe, e questo ci deve far sempre di più concentrare sull'aspetto di prevenzione, perché prevenendo le esposizioni pericolose noi salviamo questi lavoratori e tutte le persone esposte. Parlando di percentuali, quanto incide ancora oggi la morte per amianto sul dato dei morti per le malattie professionali? Diciamo che siamo nella fase alta dell'epidemia, nel senso che nella nostra regione 150 persone in media negli ultimi anni si ammalano ogni anno di mesotelioma, che è la malattia che ha un rapporto di causa-effetto al 100% con l'amianto.
Purtroppo di questi, in numero assoluto, i lavoratori dell'edilizia sono la categoria che paga il più alto tributo, che significa circa un 15-20% di tutti i lavoratori che si ammalano sono lavoratori che hanno lavorato nell'edilizia. In effetti è una domanda legittima, perché qualche volta si fa confusione tra questi termini. Amianto ed asbesto sono sinonimi, significano fondamentalmente la stessa cosa, derivano dal greco antico tra l'altro, e il significato è più o meno indistruttibile, indeformabile, e si riferiscono appunto a questo gruppo di minerali che da sempre gli uomini conoscono e utilizzano per vari scopi. Mentre l'Eternit è un prodotto e quindi si riferisce sia a un'azienda che lo ha prodotto e commercializzato per molti anni, sia di un brevetto appunto che è stato per la prima volta depositato nel 1903 e che riguarda appunto le lastre fatte di cemento e fibre d'amianto. L'IPLE, dove io svolgo il mio ruolo di RLST, fa corsi di formazione per addetti alla rimozione di amianto su coperture e gli addetti invece ad intervenire sugli impianti dell'acquedotto. In entrambi i casi gli operatori, per poter intervenire, debbono essere formati, debbono avere l'attestato, tutti i dispositivi di protezione individuale ed eventualmente anche quelli collettivi, e poi soprattutto sapere come muoversi per evitare di non ingerire particelle e di evitare anche di diffonderle nell'area. Alla fine dell'operazione è altrettanto importante per queste persone sapere come svestirsi. Riguardo a svestirsi dopo essere stati a contatto con l'amianto, oggi contiamo molte vittime che sono state appunto esposte a questo materiale. Oggi sappiamo cancerogeno, ma ci sono anche i familiari delle vittime, perché negli anni scorsi non erano informati di questo altro potenziale rischio, ovvero essere a contatto con gli abiti da lavoro dei propri congiunti. Sì, è vero, confermo. C'è un relativo numero alto tra le vittime dell'amianto di persone che non sono state direttamente esposte all'amianto, perché erano i familiari. Quindi, siccome nessuno sapeva di questo rischio, gli operai stavano in stabilimento senza dispositivi di protezione individuale, quindi abiti normali, non avevano maschere, non avevano guanti, e con gli abiti di lavoro si portavano a casa anche le polveri. L'INAIL agisce in una logica di sistema con le altre istituzioni che comunque sono deputate alla tutela della salute pubblica e con riferimento ai piani nazionali di prevenzione. Già nel piano 2014-2018, che è stato prorogato fino al 2019, c'era proprio uno degli item, era lo studio dei cancerogeni, e oltre ai cancerogeni, quindi alle malattie professionali, noi in particolare i cancerogeni, e anche l'edilizia. Dal punto di vista istituzionale è molto stretta la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Abbiamo appena trasmesso al Dipartimento di Sanità e Prevenzione Pubblica l'elenco degli ex esposti all'amianto affinché fossero messi sotto sorveglianza sanitaria. Gli accordi sono che nel momento in cui un ex esposto viene sottoposto a degli esami diagnostici, in caso di successiva denuncia di malattia professionale, noi chiediamo direttamente al servizio di sanità pubblica le cartelle sanitarie, gli esami ai quali è stato già sottoposto, in modo che la diagnosi è molto più veloce, e c'è un intento di un reciproco scambio di dati sulla materia. A seguito dell'approvazione alla fine del 2017 del piano regionale amianto, è stato predisposto anche un piano di vigilanza sui cantieri dove c'è l'amianto, sia cantieri di bonifica che nei cantieri dove è stato dichiarato che c'era l'amianto presente. Quindi il 15% di questi cantieri verrà visitato dai servizi di vigilanza delle AUSL della nostra regione. Lo sportello rivolto ai lavoratori presso le sedi della medicina del lavoro?
Sì, questo è un altro frutto del piano regionale amianto che noi quotidianamente stiamo monitorando nella sua applicazione. Ha prodotto l'apertura di ambulatori di medicina del lavoro che si occupano in maniera importante della questione dell'amianto presso tutti i territori dell'Emilia Romagna, cioè gli SPSAL della nostra regione hanno questi ambulatori dove i medici possono esercitare una funzione di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori che presumono di essere stati esposti all'amianto in passato. Sono ambulatori ad accesso libero, volontario e gratuito, compresi anche gli esami che dovessero essere necessari. Ovviamente noi consigliamo a tutti i lavoratori che pensano di essere stati esposti di rivolgersi a questi ambulatori perché, diciamo, è un'azione anche preventiva rispetto ai comportamenti tipo smettere di fumare o altro, perché sappiamo che la sinergia fra fumo e amianto moltiplica il rischio di contrarre delle malattie asbesto correlate. L'IPLE mette a disposizione dei lavoratori del settore delle costruzioni una app ricca di contenuti e strumenti di lavoro come il fonometro, lo scalimetro e il taccuino dei rilievi. L'app consente anche un aggiornamento continuo sui corsi in partenza e un collegamento diretto al sito dell'Istituto Edile. Per scaricarla basta cercare IPLE nel vostro App Store. Nei vari processi che sono stati fatti per la Eternit o altre aziende a distanza di tempo sono emersi che i vertici di quelle aziende sapevano della pericolosità di quel prodotto, anche perché in altre parti del mondo era già stata vietata la produzione di manufatti utilizzando i derivati dell'amianto, perché si era già verificata la pericolosità del materiale e le persone avevano già cominciato a morire. In Italia ci siamo arrivati un po' più tardi e ci sono zone del paese, in particolare la zona di Casale Monferrato e da noi Reggio Emilia, dove ci sono stati stabilimenti che hanno lavorato per decenni l'amianto, dove ci sono centinaia di persone che sono morte e continuano a morire a distanza di tempo. Come familiari delle vittime dell'amianto vi sentite abbandonati o aiutati in qualche modo dallo Stato, dalle regioni? Diciamo che sulla questione dell'amianto noi nel nostro paese abbiamo sempre riscontrato un ritardo di almeno 20 anni fra quando si conoscevano le questioni e bisognava agire e quando poi si realizzavano le normative e gli interventi necessari. Purtroppo questo ritardo continua ancora oggi. Noi non è che ci sentiamo abbandonati o altro, noi cerchiamo di trasformare quella che è il dolore, la rabbia, eccetera, per quando le persone si ammalano, eccetera, in proposte e iniziativa perché le cose cambino. Quindi non ci piangiamo addosso, ma cerchiamo di cambiare concretamente le cose. Il piano amianto della Regione Emilia-Romagna è stato il frutto dell'iniziativa delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime. Senza il loro contributo non ci sarebbe questo piano amianto regionale e non ci sarebbero gli interventi di cura, di ricerca, di sorveglianza sanitaria, di vigilanza e di bonifica dell'amianto ancora presente. Le segnalazioni dei corsi di questa settimana riguardano i seguenti aggiornamenti. Martedì 21 maggio, prevenzione incendi, regola tecnica delle strutture sanitarie pubbliche e private. Da mercoledì 22 maggio, per coordinatore alla sicurezza, modulo 6, regolarità dell'impresa, gestione della documentazione. Vi segnaliamo inoltre il seminario mercoledì 22 maggio, condominio sicuro, novità normative, opportunità, percorsi, ostacoli. Per qualsiasi informazione sul calendario dei corsi potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna collegandovi al sito www.edili.com attraverso le pagine social e sul canale YouTube.